Amici, diciamo zuppa serale perché ho appena finito di vedere la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte. Devo dire la verità che queste conferenze stampa, tutto gli possiamo dire tranne che non abbiano una scenografia imperiale, che tra l'altro non è propria dell'Italia, questa bellissima immagine del piedistallo trasparente e poi il Presidente del Consiglio elegante sicuramente e molto anche garbato nei modi e nel modo di parlare, oltre che nel modo di vestirsi. Con dietro Villa Dora Pamphili, insomma, è la grandeur, diciamo, di Casalino. Finalmente si esplicita attraverso le conferenze stampa del Presidente del Consiglio Conte. Vi devo anche dire la verità, e non ve l'aspettate certamente da me, il Presidente del Consiglio Conte è straordinario, perché riesce a non dire nulla per decine di domande che gli vengono rivolte e che sono alcune anche puntute, altre un po' provocatorie, altre scontate, perché contengono, come spesso avviene nei giornalisti, la risposta e il compiacere il grande personaggio che è di fronte a te, grande perché in quel senso oggi è il Presidente del Consiglio. Però, una volta fatta questa premessa di stile, vi devo dire la verità che è imbarazzante. È imbarazzante. Vedete, è imbarazzante per un semplice motivo, che in questo momento le supercazzole non le puoi raccontare agli italiani. Cioè, in questo momento puoi raccontare le supercazzole soltanto a quelli che non hanno nulla da perdere, e in Italia sono davvero, davvero pochi, o che avevano già perso tutto, o che oggi, con lockdown, non hanno perso assolutamente nulla. Penso a tutti quei dipendenti pubblici, ad esempio, che non hanno perso il lavoro, che non perdono reddito, che non perdono, anzi, possono realmente stare nel home working invece che nello smart working. Non tutti, ovviamente, alcuni di loro sono straordinari, anzi fanno il doppio lavoro, visto i loro colleghi che non si vogliono presentare in ufficio, perché il Presidente del Consiglio non ha risposto a nulla. E abbiamo finalmente straordinariamente capito che questi consigli, questi stati generali sono stati veramente esattamente questa conferenza stampa, un piedistallo del Presidente del Consiglio che ha visto chiunque, degli amici imprenditori che conosco, che sono venuti oggi, compreso Renzo Rosso, Giordano Riello, gente che la pensa, so bene io quanto criticamente nei confronti di questo governo, anche perché l'hanno detto esplicitamente, ad altri, i sindacati. È stata una specie di gigantesca passerella la cui sintesi io vorrei chiedere a voi, fatemi un riassunto in 10 righe di che cosa ha detto il Presidente del Consiglio. Un riassunto in 10 righe, io ve lo faccio. Piano di rilancio a settembre, non ora, stiamo studiando, stiamo vedendo, regato al recovery fund che non è stato ancora approvato, e poi sull'IVA, riduzione dell'IVA che ha fatto la Germania. È una delle ipotesi di studio. E poi l'altra questione che ha detto, sentite l'Italia che immagina il Presidente del Consiglio, più digitale. Grazie Presidente del Consiglio, più digitale, più verde, fondamentale, più verde. Guardate che con il lockdown siamo stati verdissimi, più inclusiva, con le infrastrutture più sicure, non con le infrastrutture, con le infrastrutture più sicure, com'è che ha scritto? Tutte minchiate che non vogliono dire assolutamente nulla. E poi l'unica cosa vera, l'unica cosa che ha detto, l'unica mezza notizia, ma che è proprio per gli addetti ai lavori malati che vogliono fare i ragionieri dello Stato, è quello che dire che ci sarà probabilmente nelle prossime settimane, ma non sappiamo quanto, uno scostamento del deficit di bilancio. L'unica cosa concreta che il Presidente del Consiglio ha detto è una pippa ragioneristica, e cioè che non bastano i soldi per la cassa integrazione e per i 600 euro, che peraltro non sono riusciti a dare a tutti. Ma in realtà non è che non bastano i soldi per quello, in realtà, essendosi fermato il paese, non c'è un'imposta che ovviamente è stata pagata, perché una cosa che non è chiara ai nostri amici del Movimento 5 Stelle e della Lega Crescita finisce, che se non si lavora non ci sono i soldi per i loro stipendi. Poi un'altra cosa, permettetela di dire, io non posso non notarla, la favola dei cantieri interrotti e i protocolli fatti subito, e aggiunge come sapete. Ma questi veramente ci raccontano una vita, o vivono una vita completamente diversa rispetto alla realtà? La favola dei cantieri interrotti, protocolli fatti subito. Ma io veramente mi chiedo e chiedo al Presidente del Consiglio, ma dove vive? Come può pensare che queste siano delle cose che noi ci beviamo? I cantieri chiusi, io li vedo tutti aperti qua a Roma, perché la Raggi vuole essere rieletta. Avete provato in Irpinia, avete provato in Liguria, avrete provato in Puglia a vedere cosa sono diventate le autostrade a cui vogliono togliere la concessione. Invece di puntargli il fucile e dire investite, non vi togliamo la concessione, investite, 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 siamo ancora
ancora a fare trick e track, concessione sì, concessione no, su cui il Presidente del Consiglio ha detto una parola di verità quando ha detto c'è addirittura ragione Autostrade, perché in questa incertezza non possiamo andare. E poi, permettetemi, siamo i primi in Europa, io non la posso più sentire, siamo i primi in Europa, è una cosa che non si può più sentire. Cioè, il commento che mi viene proprio dal cuore quando ho sentito il Presidente del Consiglio Conte, che è un Presidente del Consiglio, ripeto, garbato, ben vestito, con una bella scenografia, sembra di stare altro che alla Casa Bianca, che è una specie di ciofeca dietro a Villa Doria Pamphili, quindi una cosa monumentale, tanto è straordinario il setting, monumentale e elegante il setting, quando è vuoto di parole, è vuoto, scusatemi, non di parole, di sostanza, di ciccia. Non abbiamo capito che cosa siano serviti 8 giorni invece che lavorare di questo chiacchiericcio con sindacati, imprenditori, forze sociali, Europa, Troica, sono servite a zero. Studieremo, penseremo, valuteremo, faremo, stiamo guardando, ne parleremo, i singoli ministeri, palle! Ma non perché le cose siano semplici, ma perché le rendono ancora più complicate. Fumo negli occhi, si può aspettare settembre per il recovery plan e poi si dovrà fare la finanziaria e si arriverà a gennaio e poi dovremo aspettare la Commissione Europea. Qua non abbiamo capito che se non diamo uno shock all'economia e alle semplificazioni subito, temo che il Presidente del Consiglio potrà raccontarci queste palle ancora per pochi mesi, anzi non temo che sia per pochi mesi. Questa fuffa ce la terremo perché piace all'Italia, piace alla maggioranza degli italiani, che è la verità per la quale questa roba qui, in realtà siamo una minoranza di italiani che pensano che sia stato tempo perso, una grande, gigantesca e fenomenale passerella per l'ego di Casalino e di Conte, il cui ego ovviamente e comprensibilmente secondo me deve crescere immensamente, perché sono troppo abili. E noi qua che ci ribelliamo. Ciao.